Allora, ci siamo, eh. Questo è un alternatore, vale EO di una macchina. Dove ho cambiato le spazzole qui dentro. Ho collegato più o meno 12 volt, filo giallo e bianco che arriva qua. Poi rosso e nero che va all'alimentatore 12 volt. Quindi dall'alimentatore arriva qui. Questo è un boost che da 12 la converte a 48 volt, ma anche di più, mi pare 64 giri. E poi da qui si dirama, va dentro il controller e tramite questo cavo qui alla manopola che ho bloccato adesso. Ecco, ci abbiamo 48 volt. Perché fa così? Perché c'è l'alimentatore che va in protezione. Ecco lì la spia CC rossa che si accende come questa qua CV. La tensione si abbassa a 8 volt circa e la corrente riesce a fornire 9 ampere. Sì. 9 ampere qualcosa, e quindi va poi in protezione perché è sul limite. Quindi aspettiamo solo la batteria e dovrebbe andare. Trifase, ragazzi, trifase. Onde sinusoidali alternate. Quindi da continua arriviamo lì in alternata all'alternatore fatto funzionare al contrario. Praticamente così collegato funziona come un motore. Peccato per l'alimentatore che non ce la fa.